Le mani sul territorio, la piana di Gioia Tauro era cosa loro. Nulla sfuggiva al controllo della Cosca Pesce di Rosarno nel Reggino. I lavori del porto dove imponevano le ditte, gli appalti pubblici, la compravendita di un terreno, la grande distribuzione di generi alimentari, il traffico di stupefacenti. Uno spaccato inquietante è stato definito dagli inquirenti che hanno inflitto un duro colpo al clan di 'Ndrangheta. 53 custodie cautelari, 44 in carcere, 9 ai domicili. Presi vertici e gregari in due operazioni, Andover e Pecunia Olet, dirette dalla DDA di Reggio Calabria, che ha visto impegnati carabinieri, polizia e guardia di finanza. Tra gli indagati, per favoreggiamento, anche appartenenti alle stesse forze dell'ordine. Oggetto di questa investigazione sono appunto gli interessi economici della Cosca Pesce, e questi filoni investigativi sono diversi e nascono uno dalla ricerca di latitanti a seguito dell'operazione Recherche, e altri riguardano le infiltrazioni della Cosca, la sua presenza sul territorio e la sua operatività in tutte diciamo, le attività oggetto classicamente dell''Ndrangheta, cioè estorsioni, armi, traffico di droga e infiltrazioni nelle attività commerciali, con imposizione del pizzo su tutte le attività che venivano svolte nel territorio di competenza della Cosca. Le indagini, partite dalla cattura del boss latitante Antonino Pesce, hanno permesso di svelare gli affari della famiglia, coordinati anche da un mediatore, Tiberio Sorrenti, commercialista di Rosarno, con il ruolo di modulatore e regista di tutte le attività di schermatura. Il pizzo chiesto agli imprenditori, ai commercianti, alle aziende, insieme ai Bellocco e ai Piromalli. Una stretta soffocante sul territorio. Lunghissimo l'elenco delle estorsioni, sequestrata anche una cooperativa agricola per un valore di 8 milioni e mezzo di euro.